Buongiorno a tutti. Oggi vi voglio parlare di un sistema di moltiplicazione che viene utilizzato per propagare dei portainnesti clonali. Come sapete, generalmente i portainnesti possono essere dei franchi, ma il franco, ovviamente, poiché proviene dal seme, il franco può avere disomogeneità di sviluppo tra una pianta e l'altra, per cui spesso noi abbiamo la necessità di riprodurre piante con caratteristiche uguali. E allora il sistema di moltiplicazione è quello vegetativo. In particolare questa tecnica viene definita margotta di ceppaia, che consiste nel far radicare dei polloni derivanti da un ceppo di pianta madre. Questa tecnica è utilizzata per la riproduzione dei portainnesti cosiddetti clonali, cioè dire ottenere delle piante identiche alla pianta madre. La tecnica consiste nel lasciare un ceppo da cui poi si svilupperanno una serie di polloni. Ecco, qua vediamo un ceppo già depollonato che adesso, con la ripresa vegetativa, dalle gemme latenti che ci sono sul ceppo, comincerà a emettere una serie di polloni. Ecco, questi polloni, appena avranno raggiunto i 10-15 cm, verranno rincalzati con della terra. Quindi verrà addossata la terra alla base di questi polloni e mantenuta umida poi durante l'estate. Ecco, il tratto che si trova sotterrato durante l'estate emetterà un apparato radicale, per cui alla fine della stagione vegetativa verranno scalzati questi polloni e tagliati alla base. Ecco, il pollone, come vedete, ha fatto una serie di radici. Chiaramente qua adesso abbiamo due piante, verrà lasciata solo una, messo a dimora e poi innestato. Questo portainnesto è portainnesto di cotogno, utilizzato ovviamente per innestare il pero. Ecco un altro pollone radicato. Si va avanti a scalzare tutti questi polloni e tagliarli nel punto di inserzione. Eventualmente anche i polloni che non sono radicati vanno eliminati, in maniera tale da lasciare il ceppo di nuovo libero. Ecco qua vediamo altri polloni radicati. È chiaro che poi il ceppo, man mano che si ingrossa, porterà sempre più polloni. Ecco, vedete, questo ha fatto un bel apparato radicale. Si tratterà adesso di metterlo a dimora e poi innestarlo. Questo sistema ci consente di avere delle piante tutte identiche, quindi avere
uniformità di sviluppo tra una pianta e l'altra, cosa che invece non otterremmo attraverso il seme. Quindi il franco, come sapete, a parte il fatto che ha una vigoria elevata, ha disomogeneità di sviluppo tra una pianta e l'altra, poiché col seme le caratteristiche genetiche si mischiano, per cui ogni pianta sarà un nuovo individuo con caratteristiche diverse. Ecco, vediamo qua un altro pollone radicato, un bel apparato radicale, e piante tutte identiche alla pianta madre. Chiaramente i polloni troppo esili saranno eliminati e si scalza di nuovo ceppo. Ecco, adesso in primavera qua, tra poco ripartiranno i nuovi polloni, faremo un diradamento, eventualmente se il numero dei polloni è elevato lasceremo i migliori distanziati tra di loro, dopodiché procederemo con la rincalzatura. Teniamo umido il terreno per tutta l'estate e in autunno abbiamo i nostri polloni radicati. Bene, con questo ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.